tutti cari amici e super bentornati sul nostro canale. Noi siamo Cecilia ed Eli del magazine online fashiondogitalia.com e di corso di cucina per cani.it e oggi vogliamo parlarvi di lettiere per cani. Già, lettiera, solitamente si parla di lettiere quando si hanno dei gatti, ma è vero anche che molti conoscono i tappetini per i cani, i tappetini igienici, quelli che si comprano al supermercato. Io li ho usati per moltissimi anni per Ellie, per abituarla sin da piccola a fare i bisogni in casa. Perché spesso capita che se avete un cane piccolo è difficile portarlo fuori a fare la passeggiata in inverno, o comunque avete scelto di prendere un cane piccolo che può stare in casa perché siete spesso impegnati col lavoro. Certo, è sempre bene far uscire almeno una volta al giorno il vostro amico a quattro zampe per fare una passeggiata. Però per il resto della giornata, quando deve fare i bisogni, potrà utilizzare appunto il tappetino igienico oppure la lettiera. In questo video voglio parlarvi dei diversi tipi di lettiera che si trovano in commercio. Di recente ho realizzato un video su Petzolla, la zolla di Prato Vera che viene consegnata a casa vostra e che dura circa una quindicina di giorni. Ve la consegnano periodicamente e il cane avrà appunto una zolla di Prato Vero dentro casa. Ci sono altre alternative, quindi oltre il classico tappetino igienico che tutti conoscerete, che però non è bellissimo da vedere e comunque in genere emana anche cattivo odore già dopo il primo giorno che l'avete messo in terra perché raccoglie tutte le pipì e le cacche del cane. Le alternative sono appunto la lettiera a griglia, che è una lettiera che ha una griglia, è in plastica solitamente, e è una vaschetta sotto, quindi il cane farà le feci e la pipì su questa griglia. E la cosa che è svantaggiosa è che la cacca spesso rimane incastrata sulla griglia mentre la pipì va giù, quindi questo tipo di lettiera va pulito costantemente. È vero anche che è in plastica e quindi è facile da pulire, la pulizia di questa lettiera va fatta almeno ogni giorno. Poi ci sono le lettiere con prato finto, queste stimolano molto il cane e sono da utilizzare in balcone per lo più, perché vanno comunque ad essere pulite con una pompa, quindi dovete spruzzare dell'acqua sulla lettiera per mandare via la pipì e togliere ovviamente con della carta, della plastica, la cacca del vostro cane dalla lettiera, quindi dovrete pulirla con una pompa, con un getto d'acqua. E poi in ultimo la classica lettiera con sabbia, quella che utilizzano anche i gatti, e quindi la sabbia andrà a raccogliere la pipì del cane gonfiandosi e le feci invece rimarranno lì sulla sabbia, quindi dovrete comunque pulirla almeno ogni due giorni ed è preferibile tenerla su un balconcino perché comunque il cattivo odore viene rilasciato dalle feci, tranne che togliete comunque le feci quotidianamente e lasciate la sabbia per qualche giorno, 3-4 giorni al massimo, perché comunque la sabbia, raccogliendo la pipì, evita anche che l'odore venga rilasciato nell'aria. Queste sono le tipologie di lettiera suggerite per i cani. Vi metto sotto il link in descrizione all'articolo dedicato e anche il link alle lettiere se volete dare un'occhiata ed acquistarle. Spero che questo video vi sia stato utile. Come sempre vi chiedo di zampare un like, iscrivervi al canale e condividere il video sui vostri social così che tutti possano guardarlo. Un bacione, anzi una leccata anche da Ellie, che come vedete sta appassionatamente leccando le mie mani perché sente odore della crema che ho spalmato. Ellie! Al prossimo video, ciao a tutti ragazzi e a presto!